L'inno di Mameli, la stretta di mano tra i due allenatori e i due staff, ovviamente il pugno, perché alle volte funziona anche così, può attaccare con Mazzola, guarda Abramos che gioca il backdoor, poi Tonut, si nasconde dietro il blocco, spara anche lui, Dalmassona ha visto abbastanza per fermare la partita. Ma sbaglia il runner, Doyle dall'altra parte, alza per l'arrivo di Henry. Allontanare, Austin Day se la può giocare contro Daros, svitamento, Daros si avvicina, incredibile canestro di talento purissimo di Austin Day. Ecco la partenza dopo il pick and roll con Hudson, cambio con Mazzola, step back straordinario, come chiude il primo quarto Milton Doyle per non farsi fischiare il fallo che equivale alla palla persa, e dall'altra parte spezzata la tripla negativa dall'arco. Fernandez, arresto e tiro e tripla, sorpasso Allianz. Di nuovo post basso, di nuovo c'è Paul Fernandez, grande palla sul movimento di Watt, pick and roll sempre con Day, sale Watt, grande blitz, grande ricezione, il fallo di Udano, non basta, Mitchell Watt con la frustata al vetro. Attenzione alla finta in fondo, Stone di forza, mostra il bicipite. Può fare un ragionamento e dire siamo sotto di 7, il problema è che adesso è proprio trovare modo di mettere punti a tabellone, la Rare ne ha trovati parecchi. Mani sulle ginocchia, marca da Ross, ora il cambio, c'è Cepol, dall'altra parte Laquintana in arresto e tiro. Canestro di talento di Tommy Laquintana. C'è però Udano, qui Austin Day dovrà tirare contro Grajolis. Tiro che più difficile non esisteva. Però stavolta la soluzione mancina non ha successo, invece Stone è carico ed è in striscia, De Nicolao lo sa, gli mette il pallone in mano. Fernandez regala qualche altra magia, beh, mica male, la schiacciata è Austin Day, ci mette anche la mano, tiro libero per Udano in arrivo. È arrivata una partita da Reyer al Taliercio e qui Tonuti in fondo, le famose quattro ruote motrici. Thank you.